21 in punto, il sesto appuntamento con Bellò, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo, la puntata post-pasquale, post soprattutto Giro delle Fiandre, con uno sguardo puntato anche a quello che accadrà domenica, quando ci sarà la classicissima, un'altra classica, la Parigi-Roubaix. Ovviamente analizzeremo quelli che potranno essere i favoriti della corsa che si correrà appunto domenica pomeriggio. Poi però uno sguardo anche a casa nostra, perché in settimana in Slovenia c'è stata una bella, un bel secondo posto di Fortin, Filippo Fortin, corridore della GM Cycling Team. Ne parleremo questa sera. Abbiamo anche una squadra, tra un po' capirete quale, la solita rubrica questa sera, vi consiglio, ve lo consiglio sempre di non perdere, ma stasera è una rubrica, quella di Alessandra Portinari, Segue il Ciclismo, particolarmente interessante. Andate a scovare un personaggio che forse in pochi conoscono, ma vale davvero la pena conoscere. Io vi ricordo che potete interagire con noi al numero di SMS che tra un po' vedrete in sovraimpressione, eccolo qua, 392 623 7060, per domande, considerazioni agli ospiti, o anche un saluto a quelli che interverranno questa sera, che vado a presentare, iniziando come sempre dal padrone di casa, Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti! E poi, a proposito, abbiamo parlato della GM Cycling Team, abbiamo uno dei direttori sportivi, non era presente in Slovenia, ma ci racconterà insomma quali sono state le sensazioni, perché tra un po' inizia anche il ritiro della GM Cycling Team qui vicino a Farafigliorum Petri. Alessandro Spezialetti, ciao Alessandro, ben ritrovato. Buonasera, buonasera. Abbiamo detto che abbiamo una squadra, è l'Aran di Umberto Di Giuseppe. Ciao Umberto, buonasera. Ben ritrovato. E poi, sempre l'Aran, do il benvenuto, il bentornato, anzi, a Tiziano Onesti. Ciao Tiziano. Buonasera. E poi, ovviamente, la squadra non poteva che essere l'Aran. Ciao ragazzi, sono tantissimi questa sera. Questa sera, serata particolare, piccola parentesi, aperta e chiusa. Giovedì 9 aprile è il compleanno del nostro regista Maurizio Daqui, che lo salutiamo. Gli facciamo un applauso, un regista che ha appena ammesso di ascoltare solo quello che vuole ascoltare. Comunque, un ringraziamento a lui e anche a Silvia Gentile alle camere. L'anteprima finisce qua, un piccolo break di pubblicità e poi inizia, velo, numero 6. A tra poco. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, Renato Ricci, vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. You're the star, you're the one, you're the star.
stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Ben ritrovati per questo appuntamento numero 6 con Velora, rubrica del giovedì sera sul canale 14 del digitale terrestre, per parlare di quanto è successo e di quanto accadrà nel mondo del ciclismo. Ovviamente è stata una domenica di Pasqua contrassegnata, per chi è appassionato ovviamente delle due ruote, dal Giro delle Fiandre, vittoria di Alexander Kristoff, che insomma alla Milano-Sanremo era andato vicino al bis, dietro solo a John Degenkolb. Adesso invece è arrivata una vittoria al Giro delle Fiandre, questo corridore norvegese della Katusha che si candida anche alla prossima Parigi-Roubaix. È chiaro, e inizio da Alessandro, inizio da te. Alessandro, probabilmente stiamo parlando in questo momento del corridore più in forma per gare di questo tipo. Al di là del secondo posto, è stato, non solo in questo momento, diciamo. È stato più che altro quello della Milano Sanremo, è sembrato un caso, perché poteva vincere anche quello. Beh, lì è stato, diciamo, secondo me è stato un errore di interpretazione della volata, perché secondo me alla fin fine è stato battuto gli ultimi 40-50 metri. Si è rifatto domenica al Fiandre, non solo, perché anche in settimana ha vinto ancora sempre in Belgio, quindi un grandissimo corridore. Poi in questo momento sia lui che il suo gregario di fiducia Paolini ha vinto anche la Gambergen, quindi... In casa Katiuscia oggi ha vinto, sì, oggi ha vinto anche Rodriguez al Giro dei Paesi Baschi. È un momento abbastanza fortunato per la Katiuscia, dai. Luciano, di questo corridore avevamo parlato nelle scorse puntate, anche l'anno scorso, però probabilmente in questo momento è forse all'apice della sua forma. Insomma, diventa ad ogni corsa, soprattutto quelle di un giorno, diventa assolutamente il favorito numero uno. Diciamo che all'apice da un po'. Tu hai un ritaglio della Gazzetta, tra un po' la inquadreremo, dove c'è scritto Kristoff e adesso chi lo ferma? Insomma. Ma diciamo che questo è un atleta che lo potrei
paragonare probabilmente a un Museu. Molti ricorderanno che anche la carriera di Museu partì quasi in sordina da velocista, poi pian piano è maturato molto, è diventato un corridore da grandi classiche, ha vinto un mondiale, quindi potrei quasi paragonare Christoph a un corridore del genere, perché dopo la vittoria della stagione scorsa alla Milano-Sanremo capisce che oltre a vincere in volata può veramente far bene anche nelle grandi classiche. Domenica riesce a vincere dopo aver perso, ricordiamo, la Sanremo di quest'anno, e forse la sconfitta gli ha bruciato molto, ed è arrivato alle classiche del Belgio molto motivato, molto concentrato, e soprattutto su Giro delle Fiandre ci puntava molto sia lui che tutta la squadra, un grande Paolini in grande forma, quindi un grande regista come lui che gestisce molto le fasi di corsa di questa grande squadra, che è un po' la rivelazione di questo inizio di stagione, perché sì, questa squadra, se ricordiamo l'anno scorso, c'erano tantissime polemiche su questa squadra perché non riusciva a vincere. Invece quest'anno riesce a perdere. Fa fatica a perdere le corse, quindi a volte, sai, i momenti sono sempre complicati o sempre positivi. Io ritengo che Tempstra in questo finale di corsa ha sbagliato tatticamente un po'. Sarebbe stata la mia prossima domanda. La dinamica e la visione di questo finale di corsa, lui, ma soprattutto la sua squadra, perché sappiamo la Quickstep è la squadra principe per queste grandi classiche. E tu negli ultimi 15-20 km sai quasi al 99% che perdi con un corridore come Christoph, non devi collaborare assolutamente. Invece Tepstra collabora, probabilmente si accontenta anche del secondo posto sia lui che la sua squadra, e si arriva a una volata dove probabilmente non c'era storia e storia non c'è stato, quindi vittoria di questo norvegese che porta la Norvegia alla prima vittoria al Giro delle Fiandre, e soprattutto si presenta alla partenza domenica prossima alla Parigi-Roubaix come grande favorito, decisamente il corridore più in forma, non so chi potrebbe batterlo domenica prossima. E anche se la Roubaix è una corsa molto particolare, molto tecnica, è una corsa diversa dal Fiandre, dove la fortuna o la sfortuna può determinare un risultato di un corridore, quindi in questo momento veramente apprezziamo le grandi qualità di questo grande atleta, e su un Fiandre dove obiettivamente avevamo detto che la Sanremo non ci aveva entusiasmato molto, tranne lo sprint finale. Al Fiandre devo essere anche un po' deluso dall'atteggiamento tattico di un po' tutti i corridori, anche perché alla Sanremo potevamo capire una giornata molto fastidiosa dovuta dalla pioggia, dal vento, quindi ci poteva stare un atteggiamento quasi prudente. Invece sul Fiandre, dove veramente una corsa diciamo maschia o massiccia, forte, ci doveva essere assolutamente un agonismo più intenso, soprattutto l'assenza di Tom Bonen e Cancellara dava ampi spazi di vittoria anche ad altri corridori, quindi anche da altri mi aspettavo qualcosa di più. Invece c'è stato questo attacco di Tempstra a 28 km dall'arrivo, l'unico che ha resistito è stato Christoph, che ha gestito benissimo gli ultimi strappi di questa grande classica, ha portato l'olandese in volata e l'ha battuto molto facilmente, quindi vittoria di prestigio di questo grande atleta, l'atleta più in forma del momento, e domenica assisteremo a una Roubaix, però per quello che abbiamo visto non penso che ci si potrà entusiasmare più di tanto anche domenica prossima. Alessandro, per tornare al discorso relativo al secondo posto di Nicky Terpstra, a proposito, lui è vincitore uscente dalla Parigi-Roubaix,
vincitore proprio l'anno scorso al velodromo di Roubaix. Secondo te ha sbagliato tattica, nel senso, anche se negli ultimi chilometri non ha dato cambi effettivamente a Christophe, anche se all'inizio sì, poteva fare qualcosa di diverso, qualcosa in più, non dico, cioè qualcosa di... È chiaro che arrivando così aveva zero possibilità. Ma l'unica cosa che poteva fare poteva aspettare quelli dietro. Sagan e Van Avermaet. Ha preferito arrivare con, diciamo, con Christophe e salire sul podio. In quanto alla fin fine, se arrivavano con Sagan nell'altro... Faceva quarto, secondo me. Quindi preferito arrivare insieme a Christophe e salito sul podio. A fin fine quello che... Era difficile per lui riuscire a fare meglio di quello che ha fatto, secondo me. Quindi con Christophe in quelle condizioni, poi è talmente superiore in volata che non c'era storia in qualsiasi tattica adottava, doveva solamente bucare Christophe, doveva rompere la bicicletta l'ultimo chilometro e riusciva a fare qualcosina in più. Più di questo non poteva fare. Tra le altre cose, Luciano, il Fiandre è stato condizionato anche da una macchina del cambio ruote che non è la stessa, però aveva più o meno la stessa scritta che praticamente, non lo so, forse voleva vincere quello che portava la macchina, il Giro delle Fiandre, perché li voleva ammazzare tutti, eccolo sì. Qua, qui fa fuori i Sergeant, poi un'altra macchina, ma... sempre del cambio ruote, va contro un'altra ammiraglia. È chiaro che noi spesso ne parliamo delle cadute di questi incidenti e giustamente voi che siete del settore, a differenza di me, dite ma queste cose ci possono stare, però se se ne parla... No, se ne parla e ci si scherza, vuol dire... ci si scherzava anche molto da corridori. Io mi ricordo ai miei tempi che si diceva sempre, perché i direttori sportivi a volte sono più agitati dei corridori, i piloti delle auto cambio ruote sono molto più agitati, c'è un'agitazione intorno a una manifestazione, a una corsa che veramente è altissima. E a volte si scherzava dicendo, a volte bisognerebbe fare i controlli antidoping a quelli che portano le auto, a chi guida le macchine, perché effettivamente c'è grande tensione, c'è nervosismo però domenica è successo un qualcosa che si poteva tranquillamente evitare, perché un incidente che è successo in un tratto di strada molto ampia in quel momento. Eh sì, perché non so se possiamo rivedere, insomma, le immagini, non è che stessero passando in quel momento i corridori su una stradina stretta, insomma. E poi un momento di corsa quasi insignificante, perché qui mancava ancora 70 km dall'arrivo, era una fuga di 8-9 corridori, quindi non c'era questa necessità di passare a tutti i costi. È successo, ma ne è successo anche un altro incidente più avanti, a 30 km dall'arrivo, un tamponamento tra ammiraglie. Purtroppo nelle corse c'è questi momenti di alta tensione, corridori che forano, corridori che rientrano, e a volte bisognerebbe mettere ulteriormente attenzione, perché domenica scorsa è andato tutto bene, perché va bene, il corridore ha avuto la clavicola fratturata, niente di eclatante, però ha rischiato molto, perché poteva capitare sotto le ruote dell'ammiraglia e non si sa che cosa poteva venire fuori. Anche una condizione meteo, perché voglio ricordare, se Milano-Sanremo è stata funestata dal maltempo, domenica in Belgio c'era veramente una giornata di bel tempo, che ha favorito anche un'atmosfera, perché sappiamo tutti che la corsa è stata seguita da oltre 1 milione di persone, sì, sulle strade, e quindi era veramente una giornata ottimale per correre in bicicletta. E quindi, ritornando a questi incidenti, qualcosa anche in passato era successo, però penso che anche gli organi che fanno attenzione a questi eventi faranno o daranno ulteriormente attenzione a chi segue da vicino questi grossi eventi sportivi. Sì, c'è stato uno sbaglio sia pista dell'ammiraglia che faceva il cambio ruolo, no? Sì. Perché penso che non ha segnalato che passava questa ammiraglia,
Però io ci metto tutti i sabati e domenica, vado dietro le corse, delle volte, quando vai a sorpassare i corridori, ha voglia a suonare, stanno sempre a sinistra. E lì è un attimo, casomai lui deve andare a fare un cambio ruota oppure è un po' d'agitazione. Però scusa, se, Umberto, io se dimentica, vedi lui, vedi, probabilmente la i corridori non gli ha dato strada, sì, significa che lui la polemica probabilmente sta nel fatto che quel sorpasso poteva essere fatto dopo la curva. Sì, ma noi la vediamo così, però deve vedere prima quello lì come mai è andato là, capito? Delle volte ti trova anche che tu riesci a sorpassare i corridori e ti trova subito la discesa. Io penso che l'autista del cambio ruota non ha segnalato che arrivava lui, e poi tante volte i corridori c'era anche spazio sulla sinistra, a destra, il corridore c'era uno spazio enorme a destra, significa che non si è accorto che arrivava il cambio ruota, giusto oppure no? È stato, beh, a te, sì, mai capitato una cosa, non dico simile, non a te personalmente, ma di vederla magari? No, di vedere gli incidenti in gara è capitato anche a me, quindi non è... Però qui secondo me il... tutto torto quello lì del cambio ruote pienamente, in quanto poteva aspettare 100 metri dopo la curva, esatto, e passava, che sono sei corridori in fuga, non c'è tutto questo bisogno di andare a fare il cambio ruote o chissà cosa, quindi... E poi tra le altre cose un'altra macchia del cambio gomme ha urtato l'ammiraglia della Française des Jeux, e ci sono stati, infatti io prima stavo cercando il tweet di Luca Guercilena della Trek, che insomma prendo le cronache da gazzetta.it: grazie alla vettura Shimano che ha urtato l'ammiraglia della Française des Jeux, che stava assistendo Sébastien Chavanel, un ultimo episodio, l'arco gonfiabile, insomma lui ha scritto davvero una mossa professionale, idiota, perché poi c'è stato anche il tamponamento, a un certo punto abbiamo detto mamma mia, cosa dovrà, un arco che si è sgonfiato a 60 km all'arrivo con i corridori si sono dovuti abbassare per passare sotto. Il Giro delle Fiandre rappresenta a livello business una delle manifestazioni più interessanti, gli organizzatori da questa manifestazione incassano veramente parecchi mila euro solo di incassi, perché sappiamo che per seguire e vedere da vicino, specialmente nei punti più importanti di questa corsa, nei tratti di salita e tutti, le persone che vanno a vedere devono pagare. E quindi a livello organizzativo si muovono veramente alla grande. E poi abbiamo visto anche un pallone che esatto, si sgonfiava, si è sgonfiato. Cioè ci sono stati errori tecnici che speriamo che non avvengano più, perché si mette... Un'organizzazione di Fiandre non deve succedere queste cose, esatto, sia il cambio ruote... Esatto, anche... in effetti hanno criticato tutti. Probabilmente la sfortuna è stata che perché te ne capita uno di questi incidenti e non ne parla nessuno, poi infatti in una corsa succedono tre o quattro... Quando si mettono questi gonfiabili ci vuole una persona fissa che sta lì, perché un attimo... perché va via la corrente o perché deve subito intervenire, non è che quello si sgonfia di colpo, però se va via lui bisogna toglierlo oppure bisogna prendere provvedimenti. Sì. Ma se non c'è una persona che sta fissa lì è inutile, può succedere di tutto. Speriamo che la Roubaix insomma non abbia di questi inconvenienti. Intanto c'è stata anche la ricognizione delle squadre proprio oggi, eccola qua, la vediamo. Alessandro, è chiaro che la Parigi-Roubaix questo momento rappresenta, insomma, tutti vogliono battere Christoph, però spesso è una corsa che ha tirato fuori dei vincitori un po' a sorpresa. Beh, qui come è una corsa prima, totalmente particolare. Come diceva prima Luciano, una gara a sé ci vuole tanta fortuna, devi avere parecchi diciamo, personale a seguito in punti strategici con ruote, bici. Una gara a sé, io non l'ho mai fatta, non la rimpiango perché non è una gara che non ti si addice. Mi è mai piaciuta. Bella vederla, ma secondo me farla è molto particolare, deve avere proprio le caratteristiche giuste. Io per domenica metto qualcuno della Etix che, come favorito, non faccio nomi perché è troppo facile dire cancellare altri corridori. Però secondo me domenica vincerà uno della Etix. Anche perché Christoph è in grande... Noi siamo per questa ricognizione, quella che vediamo, proprio nei frame finali, però... Insomma. Christoph è in grande condizione, probabilmente il corridore più in forma, ha una grande squadra, una grande motivazione, ma non è mai andato forte la Roubaix, quindi un po' di dubbi su questo
su questa gara e su questo corridore ci può venire. Io è da alcuni giorni che penso che è possibile lo possa vincere Wiggins questa Roubaix, anche perché probabilmente sarà l'ultima sua grande classica. Ci ha puntato molto, ci ha puntato tutta la Sky, hanno preparato dei mezzi tecnici molto innovativi e penso che possa essere uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, anche se non è in grande forma, però ci sono stati preparativi intorno a questo atleta molto importante, quindi anche perché l'anno scorso alla Roubaix andò fortissimo e scese dalla bici, disse il prossimo anno voglio vincerla. Quando un grande corridore si comunica così, probabilmente ci va con grandissima motivazione. Ha una grande squadra che lavora tutta per lui, alla Quick Step, come diceva Alessandro, che è una delle squadre che aveva dominato nel recente passato tutte queste grandi classiche. Secondo me l'assenza di Bonen non ha dato serenità, perché sì, c'è Tepstra, però ci sono corridori che non sono capaci di fare leader. In questa corsa bisogna essere leader, bisogna essere squadra, bisogna essere veramente uniti tutti per raggiungere il grande risultato. La Wiggins, secondo me, lo vedo un tantino più favorito degli altri. Però sai, come abbiamo detto prima, la Roubaix, oltre alla condizione, oltre ai mezzi tecnici, ci vuole anche tanta tanta fortuna. Speriamo che ci sia una bella giornata di sole come c'è stata domenica scorsa al Fiandre, sarà veramente un grande spettacolo. Anche perché insomma, noi alcuni tratti di pavé della Roubaix li abbiamo visti l'anno scorso proprio durante il Tour de France, in quel caso andò fortissimo e fece la differenza probabilmente proprio lì Vincenzo Nibali. Possiamo dire più o meno una seria ipoteca, anche se ci trovavamo ancora molto lontani da Parigi, l'ha messa lì? Beh vabbè, lì la vittoria di Nibali si costruì anche in quella tappa e fu determinante uscire indenni da situazioni molto pericolose, però poi Nibali costruì la vittoria del Tour sulle alte montagne, o perlomeno si difese alla grande sulle alte montagne dopo aver costruito una grande prova lì in quella tappa del pavé, anche se quella tappa del pavé non c'entra niente con la Parigi-Roubaix, perché la Parigi-Roubaix rappresenta veramente un massacro. Sì, 27 settori. 27 settori, ma con un pavé molto ma molto intenso, dove ci vanno corridori adatti a quelle caratteristiche di percorso. Io ho avuto anch'io la fortuna di poter partecipare a 7-8 Parigi-Roubaix, perché in quegli anni si faceva tutte le classiche. Senti Luciano, a proposito del fatto che tu l'hai fatto, che poi insomma tutti i giorni hai a che fare con il mezzo meccanico, come cambia il mezzo meccanico da una corsa su strada alla corsa a una Parigi-Roubaix per esempio? Beh, specialmente negli ultimi, ai tempi nostri si metteva i tubulari un po' più abbondanti, si metteva dei doppi nastri, ma le innovazioni tecniche erano relativamente portate, a meno, sì, Moser ci andava con delle biciclette speciali, però poi in generale tutti erano biciclette normali, erano modificate così al momento, ma niente di particolare. Invece adesso ci sono degli investimenti di centinaia e centinaia di migliaia di euro per affrontare questa corsa. Quindi tutte le squadre investono, tutte le grandi fabbriche di biciclette si attrezzano. Abbiamo letto in questi giorni che Pinarello addirittura ha fatto un telaio particolare con un ammortizzatore posteriore, investimenti veramente importanti per una corsa. E quindi la bicicletta è decisamente completamente diversa, è molto più pesante, perché il peso su questi tracciati non sono determinanti. E appunto qualche azienda ha messo degli ammortizzatori sul carro posteriore. Mi ricordo un Ballerini vinse una Roubaix con un ammortizzatore anteriore.
quindi ci si attrezza con dei mezzi meccanici molto particolari, tubolari speciali, con materiali antifurature, con gomme da 28, quindi per affrontare veramente tratti di strada decisamente proibitivi per uno che pratica ciclismo in generale. Quindi vedremo anche gli studi tecnici che vengono fatti sui materiali, sulle biciclette in questa corsa, e poi anche vedremo. Perché lo ricordiamo sempre, insomma, parliamo comunque di una corsa di 265 km. 265 km con 50-60 km di pavé. Purtroppo il ciclismo italiano sarà ospite di questa grande classica. Infatti, perché non so se hai fatto caso, normalmente io chiedo a te o agli ospiti, ma l'Italia, adesso ho tolto il vizio. Mi sono tolto il vino, lo chiedo. Sarà ospite perché purtroppo manca i Moser degli anni 80, ma soprattutto manca i ballerini, i tafi degli anni 90, i balland degli anni 2000, dove ci davano delle garanzie anche in partenza. E purtroppo ci presentiamo alla partenza con un Pozzato che al Fiandre è andato in modo discreto. Secondo me potrebbe far bene Os, un Paolini che correrà in appoggio. Os, per esempio, al Fiandre è andato veramente, ma veramente forte, però ha corso solo esclusivamente per la squadra, per Van Avermaet, che poi è arrivato anche terzo. Quindi, secondo me, purtroppo su questa classica dovremo veramente faticare. Però poi dalla settimana prossima si apriranno, Alessandro, anche le classiche in Belgio che più si addicono, la Liegi, il Giro delle Fiandre. Tu alla Liegi addirittura sei andato un anno molto forte, quindi percorsi che si addicono molto alle caratteristiche tecniche del movimento italiano. Sicuramente avremmo anche il rientrante Ulissi, rientrato ultimamente dopo la breve squalifica, per fortuna per noi italiani, e ora ripreso, diciamo, dell'ultimo giro dei Paesi Baschi, sta correndo, speriamo riesca a darci qualche soddisfazione. Avremmo, credo, anche Michele Scarponi alla partenza di una Liegi. Ci sarà anche Nibali, quindi. Nibali credo che farà anche lui la Liegi. Sicuramente saremo un po' più competitivi nella seconda parte in Belgio. Speriamo per noi italiani di riuscire a toglierci qualche soddisfazione. Alessandro, prima di andare in pubblicità, una domanda brevissima che ti faccio, perché prima, diciamo, parlava di Daniel Os, di Diego Ulissi, però c'è sempre la sensazione che quando si parla degli italiani, soprattutto nelle corse di un giorno, nelle corse in Belgio, l'ottimo risultato sia comunque sempre un piazzamento. Vuoi una volta per ordine di scuderia, una volta perché la corsa non si addice tanto, una volta per il maltempo, però tutto sommato sostanzialmente noi il massimo che riusciamo a fare è sempre quello. Purtroppo Paolini, la verità. Ma Paolini può pure vincere. Sì, questo assolutamente. Abbiamo vinto con Paolini a Gambetta, che non è da buttare. Non è no, Paolini ha fatto una Sanremo che se vinceva non aveva rubato niente, perché ha dato. Certamente. Il problema è sempre quel se. Io faccio sempre l'avvocato del diavolo. Perché è il mio ruolo. Però noi, da quando è cambiate le categorie, come italiane, a certi tipi di corse, siamo pochi di corridori italiani che partecipano a queste grandi corse, capite? Sarà 12, 13, ma non so che, perché il fatto che sono pro tour ce ne sono pochi, però anche loro si fanno vedere, perché Paolina ha vinto, ha fatto una Sanremo eccezionale, ha vinto Felina l'altro giorno della Trek lì della Paesi Baschi. E poi a me ne vanno. Io, per esempio, alla Parigi-Roubaix metterei anche qualche puntino su Trentino. Matteo Trentino. Perché è uno specialista, vabbè, che dal cross alla Parigi-Roubaix passa anche una differenza. Però purtroppo la logica dice che sono corridori che potrebbero andare forte, ma poi hanno ordini di scuderie. Paolini sicuramente correrà per Christophe, non c'è storia. Stesso discorso per Os. Per Os, un Pozzato, se sta tutta la giornata a ruota, può arrivare nei 10 se tutto può andare bene. Però la logica del pronostico in questo momento ci dice questo. Poi le sorprese possono arrivare e noi le accettiamo con assolutamente grande, come Paolini alla Gambè, perché tifiamo per la sorpresa. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, state con noi. Thank you.
Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica a Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Europa Ovini, da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. E allora eccoci di nuovo, seconda parte e mezza, se ci mettete dentro anche l'anteprima, fate voi, insomma. Leggiamo i messaggi che sono arrivati, quelli che sono arrivati fino a questo momento, poi cambiamo argomento perché dobbiamo parlare della GM Cycling Team, che ha ottenuto un grande risultato. Christophe, a me piace, è fortissimo, eh sì. Jacopo, sei grande, grazie, ciao agli ospiti, scusa, ma posso leggere? Ma cool dell'auto, sta ubriaco. È come darti torto, comunque grazie ancora. Saluto lo zio Mosè Ferretti da Marco Divani. PS, la prossima volta fatti dare una divisa adatta alla tua taglia. Ok, ancora. Onesti e Fozzi, siete grandi, un forte in bocca al lupo per le prossime competizioni, la vostra più grande fan, attenzione, ve la dovete dividere in due, è un dramma, non so Emanuele chi potrebbe essere, non vi esprimete, addirittura non vi esprimete, vabbè, poi magari indaghiamo. A proposito di Luciano, com'era la storia di quando hai fatto la Roubaix, quando sei arrivato, com'era il velodromo di Roubaix?
Era chiuso? Ho trovato il cancello chiuso all'ingresso. Però mi hanno piazzato. Però ti hanno piazzato, eppure. Però ho trovato il cancello chiuso. Chiuso, così come a Del Rosario è sì. capitato, in una gara di allievi, no? Ce lo sta raccontando che cosa? Sì, era una gara in Toscana. Essendoci molta salita, mi ero staccato dal gruppo di parecchio. Talmente tanto. Ho visto le foto il giorno dopo che l'arrivo era sotto la pioggia. Quando sono arrivato io mi era asciutta. Perfetto, miracoli del gregariato, fantastico. Eccezionale, eccezionale, va bene, torniamo seri perché Alessandro, con te parliamo del GP Adria. Lapsus molto freudiano, per quanto mi riguarda, il GP Adria, perché la settimana scorsa c'è stato Alessandro Donati qui da noi, che doveva partire proprio per la Slovenia, dove è arrivato il secondo posto di Filippo Fortin e il sesto posto di Parra. Possiamo vedere anche le immagini, vittoria di Marco Kump, però insomma è un secondo posto che per una squadra appena nata, mi sembra, anche il sesto posto di Parra, un grandissimo risultato. Beh, grandissimo, è un risultato che fa morale. Non è grandissimo? Beh, io non mi accontento del secondo posto, da ex corridore, beh che sono stato un corridore che non ha vinto tanto, però... Come non ha vinto? Ha vinto la corsa ad Adria. Esatto. Ha vinto la gara di Umberti Giuseppe. Diciamo. Dove? Ad Atri. Esatto, e allora, vedi, ci sarà un motivo. Se... oltre che lui ha vinto, ma anche Danilo Di Luca ha vinto la prima corsa professionista ad Atri. E vedi, ci sarà un motivo se i grandi campioni della nostra terra hanno vinto proprio ad Atri. Non mi esprimo, va bene, comunque scusa. No, beh, dicevo, il secondo posto ci fa ben sperare, un bel risultato per noi come squadra, come ci dà morale, ci dà una soddisfazione anche per Filippo, che è un periodo che ha iniziato a pedalare. Anche il sesto posto con Jordan, appena arrivato qui da noi in Italia, quindi... ci fa ben sperare per le prossime gare a cui andremo a partecipare. Alessandro, un risultato che vi aspettavate, anche perché Donati giovedì scorso ci disse: guarda, noi andiamo e sarò soddisfatto se saliremo sul podio. Addirittura avete rischiato di vincere, quindi obiettivamente questo risultato era nell'aria. Beh, era nell'aria, perché Filippo è uscito dal Coppi e Bartali abbastanza bene, ho fatto un nono posto alla tappa di Crevalcore e siamo andati in Slovenia con l'intento di vincere. Abbiamo trovato questo Kump che un paio di volte già che ci batte, quindi merito a lui per questo, però sicuramente noi ci toglieremo anche altre soddisfazioni sia domenica prossima in una gara con i nostri under che andremo a fare a Biella e poi sicuramente anche al gran giro di Croazia che faremo dal 21 al 26, quindi anche lì avremo delle tappe a nostra disposizione dove possiamo metterci in mostra, quindi non abbiamo problemi. Se rivediamo la volata, anche qui c'è stato un errore, Umberto aiutami e correggimi. Vediamo un po' Maurizio, il nostro regista, se ci fa rivedere la volata. C'è stato anche qui un errore grave, tecnico, a livello organizzativo. Possiamo rimandare la volata? Quale volata? Guarda la volata, Umberto. Qui c'è una moto a 300 metri dall'arrivo e dobbiamo ritornare indietro, Maurizio. Perché ce la devi far vedere. Nelle immagini c'è solo quel momento lì. No, ho visto una moto a 250 metri dall'arrivo davanti ai corridori, quindi che ha un po' falsato questo sprint. Eccolo qua. Guardate questa moto. Qua va benissimo per noi. Sì, l'ho capito, però tecnicamente, a prescindere chi ha favorito, chi è stato danneggiato, però una moto a 250 metri dall'arrivo in pieno sprint mi sembra ridicolo. Io ho fatto l'organizzatore 13 anni, ho fatto il giro d'Abruzzo e più la settimana tricolore. Tutti quanti mi dicevano che io sono troppo meticoloso, specialmente negli arrivi. Sì. Io nell'arrivo, gli ultimi 300 metri, già non ci voglio nessuno, la forza pubblica, non voglio nessuno, assolutamente nessuno, nemmeno i collaboratori. E poi all'ultimo chilometro le macchine non si devono avvicinare ai corridori, assolutamente, perché è troppo pericoloso, capito?
Delle anche volte, perché insomma voglio dire, il fatto è che delle volte quando vengono, fin che succede, non so, li chiamiamo organizzatori dilettanti, sarebbe anche patibile, però vedere un'organizzazione delle Fiandre oppure della Parigi-Roubaix l'anno scorso, che quelli facevano la volata per la vittoria e gli altri entravano sulla pista e, guardate questa moto. Il fatto è questo, che le moto delle volte si mettono lì, ma mica perché non si rendono conto, perché loro si vogliono far vedere dalla televisione, che casomai vanno a fare lavorate insieme ai ciclisti. Sì, anche perché insomma, al di là del fatto che giustamente la copertura mediatica c'è ed è giusto che sia così, anche per dare risalto delle corse, insomma, però ci dimentichiamo mai che corrono i ciclisti, sono loro i protagonisti. Poi da ricordare che tutti gli organizzatori sono tutti sotto esami, perché c'è una commissione che guardano gli errori a livello organizzativo e mettono i voti. Certo. In questo caso sicuramente ci sarà un'insufficienza, come lo è stato sicuramente per il Giro delle Fiandre domenica scorsa. Alessandro, abbiamo visto la vittoria di Kump. Sempre per tornare al discorso scherzoso, se volete vi prestiamo una delle macchine del cambio ruote, così, visto che vi batte sempre, lo buttate a terra. Ma Filippo Fortin, che tra le altre cose, anticipiamo Luciano, sarà nostro ospite giovedì prossimo, sarà qui nei nostri studi. Che tipo di corridore è? Perché insomma noi lo conosciamo poco, però voi immagino che per andarlo a prendere avevate avuto, insomma, lo avevate studiato attentamente. Che tipo di corridore è? Beh, io lo conoscevo già da corridore, ho corso l'ultimo anno quando lui era in Bardiani, io ero in Lampre, quindi lo conoscevo abbastanza. Lui da dilettante, l'ultimo anno prima di passare con la Bardiani, mi ha vinto 14 gare, quindi un bel ragazzo, un bel corridore, velocista. E dopo un anno, due anni alla Bardiani un po', diciamo, sottotono, era rimasto senza contratto e da lì, con un po' di amici, un po' di conoscenze, ci siamo iniziati a parlare. Grazie a Gabriele, che alla fine ha dovuto fare l'ultimo sì, certo, proprio Gabriele, siamo riusciti a prenderlo e alla fin fine ci sta ripagando. A proposito, sarete dal 16 al 19 in ritiro a Farafignolum Petri con tutta la squadra. Insomma, come mai questa location? Vicino al quartier generale sostanzialmente. Beh, vicino al quartier generale, vicino ai nostri Gabriele, nostro presidente e il nostro vicepresidente Carmine Santoleri, quindi hanno deciso così e faremo il ritiro per stare 4 giorni insieme per preparare il Giro di Croazia e fare un po' di unione, ecco, che non fa. Il Giro di Croazia si va con quali aspettative, Alessandro? Di farci vedere, di essere protagonisti, non dico in salita su tappe dure, che per noi è un po' difficile, però tappe intermedie, tappe per velocisti, sicuramente avremo del nostro spazio per farci notare. Quindi magari non per fare classifica, ma più che altro per No, classifica la lasciamo agli altri. Noi dovremmo essere battaglieri tappa per tappa e le tappe veloci dovremmo essere ben protagonisti. Senti, a proposito dei prossimi appuntamenti, possa essere il Giro di Croazia o anche quelli a cui parteciperete, hai magari anche solo mentalmente accoppiato un nome della tua squadra ad una corsa? Dicevo, non lo so, Fortin andrà forte qui, lo vedo bene qui, oppure Parra lo vedo bene qua. Ma sai, noi siamo una squadra talmente giovane che non possiamo fare, ci possiamo prefiggere degli appuntamenti queste gare. Sicuramente dovremmo fare un bel Matteotti, questo da abruzzese lo posso dire, ce la metteremo tutti. Non abbiamo corridori che possono vincere il Matteotti, però alla fin fine dovremmo essere protagonisti in tutti i modi. Senti, invece come procede non l'ambientamento tra corridori, ma tra direttori sportivi? Insomma, vi dividete un po' il lavoro, com'è? Sì, ognuno, siamo in tre, io, Alessandro e Dimitri, e ognuno di noi ha il suo calendario con le sue gare, come tutte le altre squadre, nulla di particolare, ecco. Giano, insomma, due parole su questa squadra che
No. Beh, diciamo che la squadra è giovane, giovanissima, e sai, questi piccoli risultati non fanno altro che portare grosse motivazioni, ecco perché anche si fanno dei raduni, il raduno serve soprattutto per conoscersi meglio, perché a volte i corridori con gli impegni che hanno a volte non stanno nemmeno insieme, perché magari se i corridori vanno in Cina, quattro vanno in Croazia, cioè a volte il raduno serve appunto per creare le atmosfere giuste, per conoscersi meglio e per darsi anche degli appuntamenti da lì più avanti. Io invece volevo fare una domanda ad Alessandro. Quale dei tuoi corridori ti ha un po' entusiasmato più degli altri, a prescindere Fortin, che magari già aveva delle qualità tecniche anche in passato? Beh, noi abbiamo due bei corridori giovani, secondo me. Uno è Caciotti, l'anno scorso è stato un paio di volte maglia azzurra, riserva ai mondiali, riserva agli europei. Giovanissimo, ha vinto 7 gare la categoria juniores, quindi secondo me sarà il nostro futuro. E poi anche il colombiano Tito Hernandez, l'ho visto al Coppi e Bartali in salita e devo dire mi ha impressionato. Ecco. Spero in Croazia riesca nella tappa dura, che abbiamo visto l'altimetria questi giorni, spero riesca a fare qualcosina in più di quello che ha fatto al Coppi e Bartali. E invece al contrario, qualcuno da cui magari ti aspettavi almeno all'inizio di un patto migliore? Ma questo me lo tengo per me, okay. Già ho parlato con i ragazzi, quindi non mi va di dirlo. Certo, mi aspettavo qualcosina ancora di più da Cavasini, ci aspettiamo, quello sicuramente, però già domenica ha fatto un bellissimo lavoro per Pippo, quindi si sta riprendendo, dai. Va bene, in bocca al lupo allora Alessandro per i prossimi appuntamenti. Noi, come di consueto, intorno a quest'ora ci godiamo la rubrica Segui il ciclismo, stasera in rosa, ma in rosa totalmente, posso assicurare, perché c'è Alessandra Portinari, la protagonista che conoscerete tra poco, anche la nostra Silvia Gentile per le riprese, quindi veramente un Segui il ciclismo tutto in rosa, d'altronde il nostro logo è rosa, non potevamo fare altrimenti. Con Mariangela Zugaro De Matteis, Alessandra Portinari, Segui il ciclismo. Amici di Segui il ciclismo, oggi incontreremo una delle prime donne corridori in Abruzzo, si tratta di Mariangela Zugaro De Matteis. Lei ha raggiunto un primato importante e corre da 30 anni e con la bicicletta, la sua passione da una vita, ha raggiunto numerosi risultati importanti. Una vita per il ciclismo, tanta passione, nata in una giovane età, ha iniziato con la pista per poi passare in strada. Sì, ho iniziato tantissimi anni fa, in realtà sono proprio 30 e questa grande passione non mi ha mai abbandonato, per fortuna. A 17 anni hai corso su pista a Lanciano, si ricordano ancora alcuni campionati regionali, e a quell'epoca c'era un'altra donna che si affacciava allora nel panorama del ciclismo. Sì, era ed è ancora oggi la grande professionista Alessandra De Torre. Io all'epoca ho avuto l'onore di battermi con lei, che chiaramente mi ha letteralmente vinto. E ci siamo ritrovate per caso in pista, io chiaramente sapevo già con chi avevo a che fare, ma ero appena ai miei inizi da persona normale e non professionista, quindi per me è stato un grande onore che ricordo ancora, e insomma
mi batté per una decina di secondi, una cosa del genere. Quindi per me è tantissimo. La prima gara a 17 anni, sei passata con diverse squadre, da Bevilacqua, Maciarelli e poi Di Federico. Sì, ho cominciato con Bevilacqua perché insomma la mia prima bicicletta da corsa la presi lì perché i miei nonni abitavano lì vicino, ecco. I Maciarelli me li ricordo piccolissimi dietro a Palmiro, che uscivano sempre insomma in allenamento con il papà, ma erano veramente piccolissimi. Hai visto crescere insomma veramente una generazione nel mondo del ciclismo che oggi magari ha smesso, o magari c'è chi fa il direttore sportivo, chi si dedica ad altro. Sì, mi ricordo anche Cataldo, mi ricordo Marzoli, mi ricordo benissimo Di Luca e i fratelli di Marcelli in particolare. Poi anche altri negli anni a seguire. Hai proseguito poi su strada, hai fatto ciclocross, hai vinto tantissimo anche in queste categorie. Sì, diciamo che la bicicletta è stata sempre diciamo la mia vita anche parallela insieme all'università all'epoca, e quindi sì, ero l'unica, diciamo 30 anni fa in Abruzzo sono stata insomma la prima donna, e quindi anche tante difficoltà, anche tanti dubbi, ecco, a volte. Soprattutto da parte di chi sono state le ostilità più grandi? Ma ostilità non proprio nel vero senso della parola, però il mondo maschilista è logicamente tutto ciò che era un po' interdetto ad una donna all'epoca. Parlo di epoca perché per ormai 30 anni sono già un'epoca. Ho fatto molte gare di ciclocross, era una specialità che a me piaceva tantissimo, e infatti non soffrendo molto il freddo insomma andavo abbastanza bene. Ho corso anche nelle Marche, ho vinto alcuni campionati, qualche garetta, insomma mi sono difesa con gran dignità, ecco. Adesso vivo in Emilia-Romagna da più di 8 anni, e prima di lasciare l'Abruzzo ho partecipato a tantissime gare, Gran Fondo, ed era anche quello un mondo molto particolare che insomma a me piaceva anche tanto, nonostante anche lì c'era da battagliare, ecco, in modo diverso però. E oggi sei tesserata nella squadra 60 all'ora di un ex professionista, Fabio Giglioli. Sì, da quest'anno corro con loro, è un gruppo molto molto grande che si sta espandendo tantissimo in tutta l'Emilia Romagna. Trent'anni fa in Abruzzo sei stata una pioniera delle due ruote, e spesso però ti ritrovavi a correre insieme agli uomini perché non c'erano gare femminili. Assolutamente no, e con tutto ciò che comporta insomma le grandi difficoltà e anche il fatto di non essere sempre accettati, ecco. Che cos'è che ti ha dato la forza di non mollare mai?
E vabbè, il mio carattere innanzitutto. Tanti anni fa ci si allenava insieme fino a quando loro facevano la preparazione invernale, quindi quando facevano il lungo spesso dividevamo il percorso, insomma. Era un classico il martedì e il giovedì, la mattina si facevano le 4-5 ore e si andava sempre su a Passolanciano, oppure l'inverno si andava giù nella costa e rientravamo dall'interno praticamente, il giro di Bucchiani, Cochieti, insomma era un classico, il martedì e giovedì era un appuntamento fisso. Come riesci a conciliare la vita familiare, quella lavorativa, perché tu sei insegnante, e poi anche e soprattutto quella del ciclismo, perché comunque ci sono tantissime ore di allenamento? Sì, il mio lavoro mi porta via tantissimo tempo, anche perché sono anche impegnata con un progetto contro il bullismo con il comune di Maranello e la mia scuola, quindi tutto ciò che la bicicletta mi ha insegnato e mi continua a dare come stimolo, anche come aiuto, perché la bicicletta non è solo divertimento o passione, ma è, dopo anni diventa anche una filosofia di vita e ti fa superare tantissime difficoltà, ti fa vedere anche le cose, la vita e le persone in maniera molto diversa. L'ultima gara che hai fatto? L'ultima gara che ho fatto, la mia seconda gran fondo quest'anno dopo una bruttissima bronchite durata 40 giorni a febbraio, è stata la gran fondo di La Spezia domenica scorsa e insomma un dignitoso settimo posto di categoria. Hai incontrato qualche amico abruzzese? Purtroppo di abruzzesi in giro ce ne sono pochi, questo da una parte mi dispiace, però da una parte è buon segno perché vuol dire che gli abruzzesi fanno fatica a spostarsi, perché in realtà in Abruzzo si sta molto bene, nonostante le tante difficoltà. Però adesso che sono tornata qui per le vacanze, i miei carissimi amici di Sulmona, Aurelio Di Pietro, Lamberto, il dottor Serva di Sulmona e tutti quelli che ormai da anni fanno parte degli amici veri. Allora, a Mariangela diamo un arrivederci, perché ci vediamo alla prossima sgambatina estiva e ti aspettiamo qui sempre noi su Segui il Ciclismo. Good.
Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave, computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott, assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Oggi, Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, Renato Ricci, vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Allora, eccoci rientrati per l'ultima parte di Veloce. Insomma, avete visto
un bel servizio. Io vi ricordo, come al solito, lo faccio sempre più o meno al rientro dagli stacchi pubblicitari, i modi per vedere o rivedere la nostra trasmissione. Vi ricordo, il giovedì sera alle 21 la diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre, in live streaming sul sito www.tv6.it, e poi la prima replica sempre il giovedì, ma a 00:30, quindi per chi ci segue in diretta tra poco meno di 2 ore e 30 minuti, poi il venerdì alle 17:30 tutte le puntate, tutti i Segui il Ciclismo sono sul sito www.velonews.it e anche sul canale YouTube di TV6, www.youtube.com/TV6. Facciamo rientrare Alessandro Spezialetti, poi puoi passare tranquillamente. Alessandro, è chiaro che la pausa pubblicitaria è anche un momento di pausa, di allontanarci un po' dalle nostre postazioni. Però, Luciano, abbiamo detto ciclismo femminile, perché abbiamo parlato del fatto che l'Italia, insomma, al Fiandre, alla Roubaix, insomma, va, tu hai detto, come ospite, ma mica tanto, perché al femminile invece, al Giro delle Fiandre, abbiamo vinto. C'è stata una bellissima vittoria di Elisa Longoborghini, una vittoria che qualifica molto il ciclismo femminile in Italia, un ciclismo femminile che negli ultimi 10 anni è cresciuto molto, anche a livello organizzativo si sta muovendo molto, molto bene questo movimento. C'è un Giro d'Italia per le donne, quindi un movimento che è cresciuto molto, e questa vittoria qualifica appunto questo ambiente che da alcuni anni è anche supportato da grosse aziende, grossi sponsor, quindi una vittoria che premia questa atleta che ha rischiato addirittura, anche se giovanissima, 24 anni, ma 2 stagioni fa ha rischiato anche di smettere di correre per un gravissimo incidente, si è ripresa e ha vinto in solitudine questa grande classica. Sappiamo che anche la Liegi avrà una prova femminile, dove appunto Elisa Longoborghini partirà da grande favorita, quindi c'è un movimento in grande fermento al femminile, e lo vediamo anche sul territorio nostro regionale. La domenica, quando si va in bicicletta, veramente il ciclismo femminile sta prendendo piede in modo consistente. D'Allena, Elisa Longoborghini, Slongo, il preparatore di Nibali. Beh, diciamo che il ciclismo femminile è seguito anche da grandi tecnici del mondo del ciclismo professionistico, perché, come appunto ho detto, c'è un grosso interesse in questo momento, e quindi speriamo che e poi le donne anche ai mondiali ci hanno sempre regalato grosse emozioni, ciò che gli uomini negli ultimi anni non hanno offerto. Volevo ricordare, per quanto riguarda la giornata di domenica scorsa, oltre alla prova dei professionisti, oltre alla prova delle donne, c'è stato una gran fondo dove hanno partecipato ben 18.000 persone sullo stesso tracciato del Giro delle Fiandre, provenienti da tutte le parti del mondo. Quindi le grosse manifestazioni sono allacciate anche da manifestazioni di contorno, che rendono grande sia la manifestazione principale, ma rende grande un po' tutto e qualifica molto il nostro sport in generale. Quindi una partenza di 18.000 persone, cicloamatori, che partecipano al Giro delle Fiandre, è veramente una cosa interessante da sottolineare. Io non so se ci sono degli sms, tra poco li leggiamo, però prima abbiamo detto, insomma, che il momento di pausa è anche un momento in cui ci si alza, si discute, è anche un momento in cui si fanno delle foto. Possiamo vedere una foto che abbiamo? Ecco, è un momento in cui si fanno delle foto, ovvero Umberto che fa la foto alla sua squadra e poi andrà sul sito, Umberto, vero? Sul sito internet, perfetto. Tra un po' arriviamo da te per parlare della tua squadra, anche da Tiziano. Leggiamo gli sms che sono arrivati. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, veramente.
Dai, il Matteotti si può fare. Hanno asfaltato la salita cimitero ai Colli. Saluti a tutti voi, ciao. È una buona notizia, insomma, che siccome si parla molto di percorsi da cambiare, abbiamo avuto la settimana scorsa anche Daniele Schiazza che ha avuto parecchi problemi per la Gran Fondo Colli Teatini, insomma, per fortuna, insomma, speriamo che sia tutto in ordine per il 19 luglio. Ancora? Grande squadra, continuate così perché il tempo vi darà grandi soddisfazioni. Ovviamente noi ce lo auguriamo, tutti i ragazzi dell'Aran. Ancora? Ce ne sono altri? Quanti ancora? Ah, grande Umberto è riuscito a formare una squadra di giovani che, se capaci di lavorare e fare sacrifici, faranno grandi risultati. In bocca al lupo a tutti. Tra un po' ne parliamo. Altri due? Altri due. Però un programma per professionisti delle due ruote, fatto e condotto da chi mette cuore e passione per il mondo della bicicletta. Complimenti a tutti. Loris Bennato, gli facciamo un applauso a Loris Bennato. Grazie Loris. L'ultimo? L'ultimo. Luciano, magari se ci stava Marco Pantani, che brutta fine che ha fatto, ma lo conoscevi? Ciao Jacopo, complimenti del programma, è bello. Ciao, grazie mille. Lo conoscevi? Beh, lo conoscevo. Chi è che conosceva? No, lui magari intendeva non proprio dalla televisione. Se lo conoscevi di persona? Non lo conoscevo personalmente, però conoscevo chi, e lo conosceva anche Umberto benissimo, chi ha scoperto questo atleta, che era Savini, un dirigente di Cesenatico, che però con Savini avevo contatti frequenti e me ne parlava addirittura già dal mondo dei dilettanti. Se c'era in questo momento Pantani, probabilmente già aveva smesso di correre, quindi la sua carriera in questo momento sarebbe finita. È stato un peccato, abbiamo avuto un grande personaggio nel ciclismo italiano negli anni 2000, probabilmente lui si è gestito malissimo, ma probabilmente è stato gestito male anche da un po' tutto l'ambiente in generale del nostro ambiente. Ecco. Il ciclismo a volte si fa male da solo e su Pantani probabilmente delle colpe ce l'abbiamo anche noi. Allora, cominciamo Umberto a parlare della tua squadra. L'amico nostro da casa diceva una bella squadra, il tempo darà grandi soddisfazioni a questi ragazzi. Noi veramente ce l'auguriamo con tutto il cuore che dia grandi soddisfazioni a questi ragazzi. Cioè, se hanno voglia di fare sacrifici, io so che quando se metto dei sede, ma con la tua squadra tu sei sempre particolarmente critico. No, io non sono critico. Noi la squadra ormai è da 41 anni che facciamo la squadra dilettante. Un anno capita che sei un po' più forte, un anno più... Quest'anno come sei? Meno forte. Quest'anno abbiamo rinnovato un po' tutti i corridori, anche se ce ne sono 5 che già hanno gareggiato anche l'anno scorso. Però sai, quando c'è qualche ragazzo che va forte o perché passano, oppure poi bisogna ricominciare di nuovo la stagione, insomma. Quest'anno, all'ultimo momento, abbiamo preso anche i fratelli del Rosario che faranno la pista, già sono abbastanza affermate, speriamo che anche quest'anno dimostrano che quelle che valgono, insomma, perché sono due ragazze veramente che hanno fatto risultati e penso che continuerà ancora a fare risultati, anche se quest'anno hanno cambiato da junior, sono passati under. Per quanto riguarda la squadra, l'anno scorso avevo uno straniero, e aveva un americano, anche se era un po' pazzo, però è stato uno che ha fatto una bella esperienza. Il babbo non fa altro che telefonarmi a ringraziarmi, ma non lo so, o perché io ho indirizzato come si fa l'uomo, oppure io abbiamo imparato a correre. E quest'anno con Tiziano, che noi da tanto che stiamo insieme, abbiamo deciso che prendevamo un australiano e l'abbiamo preso. Un australiano che mi ha detto: adesso fa la Dia Evans e poi fa il Sun Tour e poi viene da voi. Abbiamo fatto già tutti i documenti. Certamente al Dia Evans ha fatto 11°, al Sun Tour insieme alle squadre Pro Tour ha fatto 1°, 1/4 e 6° in classifica generale. Gli ho detto a lui: vedrai che questo qua non arriva più. Infatti non è venuto. Okay. Poi c'è Shane, diciamo il direttore generale della Green Den lì, che c'ha la squadra Pro Tour.
mi ha proposto un ragazzo molto giovane che sta nella nazionale e mi ha detto prende perché è giovane, che è del 96, però c'è una promessa e noi abbiamo detto di sì. Adesso stiamo sbrigando tutti i documenti e tra 15 giorni arriverà in Italia. Per quanto riguarda questi giovani, che devo dire, noi fino adesso non abbiamo vinto, però abbiamo fatto gli ottimi piazzamenti e più anche se siamo arrivati là nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, però eravamo sempre coi primi. Io ci spero molto, specialmente quello che c'era anche l'anno scorso, sia Sospetti che di Luigi, sia Ferretti che è l'unico che è elite, i nuovi arrivati come c'è Emanuele Onesti, c'è Fonzi e poi ci sono tanti giovani che adesso non riesco a ricordarli tutti. Stasera qua siamo presenti con 11 ragazzi, ne mancano 4, come ho detto prima manca l'australiano, manca Ciangi che è anche lui un ex juniores che va bene, va molto bene come cronometro. E poi manca Sospetti che non c'è più, manca Brocchetti che è di Roma che stasera non c'è neanche. Certo. Per quanto riguarda Ciangi, voglio salutare anche il papà di Ciangi che è il nostro dottore che ci segue la squadra, lui è di Termolo, oggi non è potuto venire e penso che con questi giovani si possa andare avanti e se ce la mettono tutta qualche cosa arriverà, anche se quest'anno in Italia vincere i dilettanti è diventato molto difficile perché ci sono due squadre, diciamo due squadroni come a livello di Zalf, a livello di Colpac, che ha 27-28 corridori, tutti i migliori che stanno in Italia e qualche straniero vengono sempre loro. Noi anche se abbiamo fatto bella figura non abbiamo vinto, però siamo lì, certo. Facciamo il nostro dovere, se arriva arriva le vittorie, se non arriva uguale. Certo. Ormai non è che dobbiamo dimostrare chissà che cosa, io ho 3-4 sponsor, 3-4 persone che mi stanno insieme, incominciando dall'Aran Cucine che ormai è da 35 anni che sta con noi, e poi come non dire Edoardo e tanti altri nomi che adesso dimentico, quest'anno sono arrivate ancora due persone che ci vogliono dare una mano, come la Falcone Dolciaria. La SLV che sono entrate negli amatori stanno anche con noi, ovviamente speriamo di fare dei risultati, ma se non ne facciamo è uguale. Certo. L'interessante è che facciamo una bella figura, domenica andiamo a correre a Marina di Bibbona, lì a provincia di Livorno, martedì siamo in provincia d'Arezzo e praticamente siamo sempre fuori. Io devo ringraziare i miei collaboratori come Tiziano Nerti, oltre più che quest'anno è venuto insieme anche con me sulla Miraglia. Poi c'ho Rogante che indubbiamente è sempre presente, sempre a mio fianco. Poi c'ho anche altri collaboratori che mi danno una mano e cerchiamo di andare avanti. Il difficile è difficile, ma fare la squadra nel momento difficile è anche una soddisfazione. Mi faccio una domanda, tu prima hai detto manca questo, manca questo, manca... Visto che ce l'hai a fianco uno dei direttori sportivi, manca Durbano. Ma manca Durbano? Durbano no, vabbè, era perché la battuta veniva. No, come? Io penso che Durbano sia anche un buon corridore. Io non è che. Penso io sia sempre, anche un buon corridore. No, io l'ho sempre tenuto, praticamente. Quest'anno ho visto la prima gara che ha fatto, è andato fortissimo lì a Donorati, che ho visto in televisione, è andato fortissimo. Poi poverino si è ammalato e quest'anno tanti ragazzi sono ammalati, io non ce ne ho tanti che purtroppo, io penso che si riprenderà senz'altro. Poi anche, come non dire, di Santi, perché anche lui è un under, ha fatto un anno di fermo, l'anno scorso è rientrato, ha fatto dei bei risultati. Penso che piano piano anche loro si metteranno in luce senz'altro. E la mia domanda su Durbano era sul fatto di dire, cioè cosa c'è sempre un po' di dispiacere quando, anche se un corridore va verso altri lidi, va a fare, però lasciarlo, insomma. Ma io non è lasciarlo, noi facciamo la parte che siamo dei dilettanti, sì. Ovviamente tutti i ragazzi gli domandi, le prime cose che hanno loro sono di passare professionisti. Ma non perché è passato con una squadra continental, io avrei preferito che andavo con una squadra almeno professional, però anche lì nella squadra continental si può mettere benissimo in luce. Certo. Io non è che rimpiango qualcuno, quando uno mi dice che vuole andare via, va via perché è giusto che vada. No, io immagino umanamente. E questo è il discorso.
Però tutti vogliono vincere, se loro si impegneranno nel vero senso della parola, perché ce ne sono, mo, oltre quelli del primo anno, ma ci sono 4-5 che stanno sempre là nelle corse. E adesso le corse dilettanti sono corse, diciamo, che corriamo pure in mezzo alle Continental, non è che siamo l'ultimo arrivati. Se loro si impegneranno, i risultati arrivano. Come ti ho detto prima, quest'anno anche con la pista, io non è che sono uno specialista della pista, però abbiamo anche con noi un certo De Pamplis che ha fatto sempre la pista, che sarà detto per questi due fratelli del Rosario, penso che anche loro faranno una bellissima figura. Tiziano, quest'anno ha detto Umberto in ammiraglia, lo segui anche in ammiraglia, innanzitutto, prima domanda, com'è in ammiraglia, l'esperienza com'è, di grande livello, di grande impatto emotivo, immagino? Ah, l'impatto deve essere preparato, perché troppo fa parecchie domande. l'ammiraglia è sempre, come si diceva all'inizio, si è un po' tesi perché alla fine non sai, come l'uovo di Pasqua, non sai mai come cosa può accadere. Come domenica scorsa siamo partiti tranquilli, poi due bucature uno dietro l'altro e là ti comporta, insomma, stare sempre con le orecchie dritte. Ma non hai fatto le bucature, domenica tu sai benissimo che anche qua c'è Alessandro che è esperto della zona del Faentino, Imola, che sono tutte strade strette, partono, casomai ti trovano la 25esima ammiraglia, c'è il cambio ruoto, il corridore anziché cambiare il cambio ruoto chiama l'ammiraglia, poi casomai mentre che stai a cambiare la ruota chiamano per gli indumenti, non si rendono conto che uno che sta alla 25esima posizione sorpassare un'altra macchina non è una cosa tutti i giorni. E per quello che dicevo prima, che quando si sorpassa i corridori, tante volte i corridori che sono testardi, a voglia a suonare, si mettono in mezzo alla strada e non passano. Ah, ecco perché, prima, insomma, tutto... ok, perché ti era capitato. Però ho detto prima che il cambio ruoto per me ha sbagliato perché non ha avvertito, perché c'era spazio, i corridori potevano andare anche a destra, insomma. Indubbiamente è stata una deficienza proprio enorme perché... andare a rischiare, mettere sotto un corridore in quella maniera, io non avrei passato e non succedeva nulla, insomma. Senti Tiziano, riprendo le parole di Umberto che diceva, insomma, bisogna, il problema è confrontarsi con due colossi come la Zalf e la Kolpak, però c'è anche un po' di, voglio dire, c'è anche un po' di soddisfazione essere rappresentante di un territorio rispetto a due squadre che hanno capacità di spesa molto molto più grandi. Sì, sicuramente, però il fatto di competere con queste squadre, non si parte sconfitti, perché molto sicuramente fa la testa. Assolutamente. Perché quando ormai ogni domenica 200 corridori, perché le corse sono poche, alla fine ti confronti tutte le domeniche e ti trovi a fianco, cioè alla fine ci stanno 30 secondi, ci sta la volata di mezzo, però devono essere consapevoli che loro benissimo possono vincere le gare. L'unica cosa è essere convinti, perché all'inizio fa paura nel senso che hanno un team ben organizzato con 25 elementi tutti allo stesso livello, è difficile da ottenere gli stessi risultati, però io penso che con il lavoro, con la preparazione, con la serietà dell'allenamento, alla fine i risultati arriveranno. Paradossalmente può essere anche una sorta di stimolo per l'atleta, il fatto di doversi confrontare con realtà decisamente superiore. Puoi stimolare quello che vuoi, quando uno ha 25 corridori più forti d'Italia, tutti presenti con 3-4 oppure 2-3 che sono appassionati di ciclismo, è difficile andare lì e rompere uova, questo è il discorso. No. Però già il risultato, ecco, fare il risultato è uno stimolo per il ragazzo, e vedere pure quell'altro, casomai diciamo, quello è forte pure, che si è staccato, lui è arrivato, già è un qualcosa, comincia a entrare nel meccanismo, che dice va, quasi quasi anche io ce la posso fare. È difficile, si sa, però bisogna avere pazienza, perché quest'anno sono tutti ragazzi giovani, l'80% vanno a scuola, e quindi impegno con scuola, studio e allenamento, coordinare tutto non è facile. E di conseguenza poi la domenica questa è la sofferenza, però bisogna avere pazienza perché alla fine i risultati arriveranno. Ma noi per esempio quest'anno abbiamo Ferretti che è elite, delle volte come diceva lui ci vuole anche la fortuna, lui quest'anno va abbastanza bene, arriva sempre nei primi, poi delle volte perché c'è una caduta oppure la Firenze Embo l'hanno buttato fuori e ne sono caduto 6-7, i risultati però sta lì, non è che...
arrivano, capito, io come corridore. Poi siamo anche in una fase di stagione ancora iniziale, probabilmente con la fase primaverile, estiva, quando ci saranno le corse diverse, queste grandi squadre non saranno più dominatrici come in questo momento, anche se obiettivamente io Umberto oramai lo seguo da tantissimi anni e effettivamente c'ha una squadra troppo giovane per competere con i grossi colossi, però come diceva Tiziano ci vuole molta umiltà, molta serietà e molta pazienza. Con la pazienza sì, ma noi non pressiamo nessuno, noi è interessante che loro si impegnano, se poi li vedo che non si impegnano, nemmeno io non ci riporto per niente a correre, però non penso se che... vedi che uno ci mette l'impegno... Tu Umberto, a livello di team, oltre a seguire questi ragazzi, sei stato e sei sempre un grande organizzatore. Come peso? Quest'anno ti manca alcune manifestazioni che avevi proposto nel calendario dello scorso anno, come mai ancora non proponi qualcosa di importante? No, noi quest'anno organizziamo la corsa di Garrufo che sarà il 9 di agosto. Non abbiamo fatto la Gran Premio di Pietra Immobiliare perché l'anno scorso abbiamo discusso lì che la comandante dei vigili di Alba Adriatica non ci ha fatto fare la strada perché c'era qualche buco, non ci ha fatto fare la gara perché sulla strada c'era qualche buco e quest'anno non ho voluto rifarla perché oltre che ci vuole impegni come monete, come tutto, e poi per avere i permessi mi sembra di andare a fare una guerra, poi mentre invece c'è altre tante cose che succedono, si fa le strade in bianca, hai visto anche la Parigi-Roubaix, poi casomai non mi fai fare una gara a un certo livello, che poi si ricordava la signora Di Pietro che è venuta a mancare, che deve essere una soddisfazione per tutto il paese, questa qui ti dà il viso e dice no, non bisogna farlo perché ci sono due buchi. E lì mi ha fatto andare un po' in... quando era tutto pronto, a 5 giorni dalla manifestazione, e per me ci si rimane male, a me mi è dispiaciuto, ma non per me, perché io tutti i giorni sono stato le strade a correre, ma un signore che gli ha mandato la moglie, voleva fare memoria, che l'ha fatto tutti gli anni, a nome della signora, e praticamente ti proibisci di fare la corsa quando era tutto pronto. Certo, certo. Permessa alla provincia, di tutto, capito? Perché c'erano delle buche, oltre che noi avevamo detto che le buche le avrei messe a posto, pure noi. Però, non so, o perché qualche ciclista darà fastidio a qualcuno, però noi come ciclismo andiamo sempre forte. Adesso Alessandro ha fatto il professionista, fa il direttore sportivo della squadra continentale, eccetera, eccetera. Siamo sempre ben visti da tutti, perché se andiamo a vedere non solo i professionisti, ma lunedì c'è stato il giro del Belvedere, che ha fatto vedere 3/4 d'ora la RAI. Ho visto uno spettacolo, ma uno spettacolo che forse c'era 500-600 mila persone a guardare questa manifestazione. Io penso che quando si vede certe cose porta su entusiasmo per tutti quanti, per i tempi che corrono, fare questo tipo di manifestazione è tanto. Capito? Assolutamente. Allora, sono le 22:32 e so che non ci crederete, ma mi stanno già arrivando i messaggi dalla regia, minatori, quindi dobbiamo, chiedo perdono ai ragazzi, dobbiamo far veloce. Tutti in presentazione, nome, cognome, età e da dove venite. È la specialità. È la specialità. Quelli che vogliono fare. È la specialità. Vabbè, Emanuele Onesti è il primo. Vai Emanuele. Buonasera. Emanuele Onesti, sono di Montesilvano e sono un under 23 secondo anno. Specialità? Velocista, un passista veloce, dai. Ok. Buonasera a tutti, sono Matteo Ferretti. Che hai il sarto personale. Esatto. Ok. Ho 24 anni e sono elite, scalatore. Scalatore, scalatore. Buonasera a tutti, del Rosario Giacomo. Giacomo del Rosario. 21 anni, pista. Direi proprio di sì, tra parentesi tu e il tuo fratello siete stati protagonisti l'anno scorso anche di un Segui il Ciclismo. Va bene, bocca al lupo. Sera, sono Simone Fonzi, ho 20 anni e sono under terzo anno. Sono un passista scalatore. Passista scalatore. Buonasera, Leonardo Sarchiapone, sono un passista. Quanti anni hai? 19. E vieni da? Pescara. Da Pescara. Buonasera, sono Daniele Colarossi, 20 anni, sono un secondo anno e vengo da Pescara. E sono sei un? Scalatore. Scalatore, eh sì, il fisico c'è. Buonasera, sono Andrea Di Federico,
Vengo da Pescara, sono un secondo anno dilettante, sono un passista scalatore. E anche diciamo. Un nipote d'arte. Dovrebbe andare forte come lo zio, però. Nipote d'arte, però va bene, ti auguriamo magari di diventarlo. Buonasera a tutti, sono Amedeo Di Luigi, vengo da Teramo, ho 19 anni, sono un passista veloce. Passista veloce. Buonasera a tutti, sono Matteo Da Rosario, ho 18 anni, dilettante primo anno. Sono un velocista su pista. Perché se dicevi scalatore dopo la storia era di un po' prima strano, sì. Buonasera a tutti, sono Fabrizio Capodicaso, ho 19 anni, vengo da Pescara, sono un primo anno under e sono un passista scalatore. Perfetto. Buonasera, sono Valente Cristian, vengo da Ortona, 18 anni e sono un bassista. Perfetto, e chiudiamo con Rogante, accompagnatore. Specialità? Specialità mangiare. Ah, mangiatore, mangiatore. Perfetto, perfetto, va bene, va bene. Grazie ragazzi, fatemi un applauso. Allora, un attimo, c'era l'applauso, non ho sentito. Prima Umberto e Alessandro. Rogante ha detto Babbaluccio. Ah, ok. E mi unisco a Umberto. Si unisce ad Umberto anche Alessandro. Leggiamo i messaggi, poi dobbiamo dare gli appuntamenti, dobbiamo salutare, insomma c'è ancora tanto da fare. 3. L'unica persona in Abruzzo che si merita veramente di fare ciclismo a un certo livello è solamente una, Umberto Di Giuseppe. Forza Aran. C'è troppi tifosi però stasera. Troppi tifosi, sì, effettivamente. Umberto Grande, hai fatto crescere una squadra bellissima, ciao Jacopo, ma che tifi, io so che non c'entra niente, grazie. Lo so che non c'entra niente se ti dico per chi faccio il tifo ti metti a ridere da casa, purtroppo quest'anno, ma c'è stato un periodo in cui non si rideva tanto. Ah, delle strisce verticali, nero, azzurre, ancora. Non ridete neanche voi, eh. Un salutone ad Amedeo Di Luigi, vincila una corsa quest'anno e trovatela una ragazza che vai più forte. Ma poi è vero? Ma poi è vero che si va più forte o meno? Ma ce l'ha la ragazza. Ce l'ha! Ah, perfetto, perfetto. Va bene, va bene, va bene. Sono finiti? C'è un altro. Latina, Atalanta? No, nessuna delle due, ne manca una. Io dopo andrò a controllare chi ha mandato questo messaggio. Va bene, i prossimi appuntamenti, allora li prendiamo, quelli dei professionisti, li prendiamo dal sito della Federciclismo, ringrazio la regia, dal comitato, se io mi avvicino per leggere, eccolo qua. Allora, l'11 aprile... terzo trofeo Madonna del Carmine, classe giovanissime a Villa Magna, poi sulla strada la 28esima Coppa del Mare ad Alba Adriatica, sempre il 12 aprile, 12 aprile fuori strada, 12esima Gran Fondo di Venere, gare cross country a Fossa Cesia e poi vabbè si va un po' più oltre il 19 aprile. C'è una manifestazione amatoriale a Chieti. Sì, c'è, allora io adesso devo ritrovarla perché il 12 per gli allievi ad Alba Adriatica, organizzata dalla Culpura, e poi sì, un attimo che lo ritrovo, qui sono tanti fogli, eccola qua, trofeo del Mediterraneo, Abruzzo Cycling Channel, villaggio mediterraneo a Chieti, società organizzatrice ASD ESA Energie Veius Sport. Questi erano gli appuntamenti, abbiamo fatto un po' un resoconto, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto da casa. Io comincio con ringraziare gli ospiti perché va in archivio anche questo sesto appuntamento di Velo, partendo come di consueto con l'applauso. Ciao Rabottini, ciao Luciano! Buonasera a tutti! Ci vediamo giovedì prossimo per commentare la Roubaix ovviamente. Grazie, in bocca al lupo a Alessandro Spezialetti, ciao Alessandro! Speriamo di riaverti presto, così come speriamo di riavere presto, prestissimo, Umberto Di Giuseppe. Ciao Umberto! Grazie. Stesso discorso per Tiziano Onesti. Ciao Tiziano! Bocca al lupo. Però il saluto più grande, l'applauso più grande per i ragazzi dell'Aran. Ciao ragazzi! È tutto per questa sera. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre qui, sempre in diretta, sempre alle 21, in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.